Salve a tutti, bentornati a un nuovo commento live sui videogiochi. Io sono sempre Mike Sciosha e insieme a me ci sono Veresk Salve a tutti. e Isaac. Salve. Allora, oggi parleremo, o meglio, insulteremo PES che alle 3 si presenta con una nuova versione uguale alla precedente, cioè PES 2013. E niente, vediamo qui il lead producer che parla delle nuove feature del gioco, ovvero praticamente cambiano solo le magliette e basta, e praticamente poi sarà come PES 2012. E te, Veres, che ne pensi di tutto ciò? Che Che te l'avessi sarebbe fatto? meglio giocare a Pro Evolution 6 di parecchi anni fa, piuttosto che a questo. Beh, veramente questa è una cosa vergognosa, eh. Che tra l'altro hanno fatto vedere il trailer, ma questo qui è insomma il developer update, no? Ma hanno fatto vedere il trailer, praticamente c'è Ibrahimovic che c'ha ancora i capelli dal 2008 che c'ha quei capelli. Ancora quei capelli, la stessa skin, ma è possibile che non la cambiano, porca troia? Cioè è Diciamo possibile che... una cosa da cambiare sarebbe anche il motore di gioco, ma ormai è proprio antiquato, antiquato. Sì, cioè, praticamente se tu prendi l'ultimo PES veramente che ha meritato di essere giocato, secondo me è PES 2006, ancora per PlayStation 2. Ormai sappiamo PES ha perso, insomma, il predominio nei videogiochi di calcio, ormai FIFA è un altro livello. Però porca Voglio. miseria, perché non l'aggiornano? Io dico, non dico che dovete cambiare tutto il motore, dovete fare quello che cazzo. Aggiornate almeno i giocatori. I giocatori li volete aggiornare. Cioè tu compri PES, lo compri il giorno stesso che è uscito, al day one lo compri e non ci stanno neanche i trasferimenti. Non ci stanno i trasferimenti estivi, me li devo fare da solo. No, Devo ma aspettare. per loro infatti è già tanto cambiare magliette a sto punto, perché non fanno altro che se non quello. Ma cioè, io vorrei essere, guarda, veramente ci stanno dei lavori che uno sogna nella vita, no? Uno sogna, che ne so, voglio fare il banchiere, voglio fare quello. Io voglio fare lo sviluppatore di PES. Che tanto non fa un cazzo. Hai lavorato un anno, hai fatto un gioco un anno e basta, ci hai campato di rendita, come Call of Duty. Ma in realtà secondo me non l'hai fatto neanche con l'anno, perché è già tutto fatto, non cambi nient'altro con un paio di stronzate. Appunto, cioè. Infatti quelli per la PS2, insomma, andavano bene, andavano Guarda, forte. questo punto del video, ancora i binari, ancora ci sono i binari e un sistema di dribbling che Sì, perché è tutto calcolato non fa matematicamente, non schifo, c'è un motore non c'ho che altre fa il parole gioco come per... FIFA. Guarda i giocatori come si spostano, non c'è ancora il Sì, vanno movimento per a linea retta. 360 reso bene, e so anni che FIFA ormai l'ha implementato. No, ma poi il problema, sì, oltre a questo, perché io beh, non me lo so tanto soffermare, perché io sono un po' un esteta. A me piace vedere magari che, cioè, rispetto a FIFA, PES, insomma, la qualità estetica è superiore, cioè i giocatori sono molto più, diciamo, simili alle controparti reali. Però porca troia, aggiunge, cioè, aggiornateli, oh, cioè Pato, per esempio, Pato, che è un giocatore famoso del Milan. C'ha i capelli che portava 3 anni fa, ancora pelato, ma è possibile? Veramente è una cosa vergognosa. Poi, vabbè, oltre al gameplay con i binari e tutto il resto, ma pure le animazioni sono sempre le stesse. Cioè, il giocatore tira, che ne so, con l'interno, il pallone parte, certi tracciati terra-aria, missili Comunque, subatomici. ragà, al di là di tutto, questi cani sì, ci campano e ci fanno i soldi, ma chi se lo ricompra, ricompra originale, che è sempre lo stesso gioco, più che Infatti è qui, altro. Cioè, per me vabbè, però butta i soldi. lo so, però se io sono fan, comunque spero sempre che magari il prossimo sarà meglio, il prossimo sarà meglio, e quindi tu te lo compri perché ormai sei affezionato al brand. Per quelli tante persone non passano a FIFA, pure se dovrebbero. Guarda il portiere, cioè, ma che cazzo di animazione c'ha? Ma io dico, che cazzo, quello dovete fare, no, paga Cristiano Ronaldo per fate fa da sponsor, usa quei fottuti soldi per migliorare il tutto, vabbè, Purtroppo non gliene frega un cazzo pure a loro finché guadagnano, va. questo è anche Quello il problema. vabbè, io spero che quest'anno sia qualcosa di migliore. Allora, da Mike Shosh è tutto, un saluto.
Tanto Cristiano Ronaldo ci saluta. Speriamo Ciao. bene. Se è una merda, non compratelo. Un saluto a Ciao a MyShoshi. tutti anche da Veresk. Saluti a tutti anche da Alla prossima, ciao!